Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Rieccoci qui con Dark Souls 3. Sono sempre qui nell'archivio centrale. L'altra volta ero arrivato qua. Tra l'altro ho visto che poi dopo un po' sparisce l'effetto della cera. Infatti, se vi ricordate, ho immerso la testa nella cera. Allora, vediamo un po' qua. È un po' più facile da buttare giù, però è più scatenato. Invece quelli là con lo scudo grande sono un po' più tranquilli. Qua non capisco pure qui il senso di, perché se mi butto là pure con l'anello del gatto, secondo me ci rimango secco. Ah, c'è un altro oggetto. Forse qua serve sempre perché poi torno da lì. Ma ci sono troppi punti in cui devo tornare. Quindi questa strada l'abbiamo vista. Allora, direi di procedere da questa parte. Poi non so se lì sotto era cambiato qualcosa, perché avevo attivato delle leve. Ma forse no. Perché poi mi devo buttare anche là. Poi c'era anche una zona dove c'era la lucertola. Aspetta, aspetta, forse. Beh, torniamo di qua, va. Intanto lì. Ok, questa l'ho presa al volo proprio. Adesso però sono tornato nella zona vecchia. Sarà divertente ritornare sopra. Ah, ecco a cosa serviva a questo punto, ok. Lì poi dovrò fare la stessa cosa. Proverei a passare di qua. Vabbè, uccidiamoli di nuovo questi, vediamo un po'. Mi ha buttato addosso qualcosa, sembra tipo sabbia. Poi. Ma anche qua mi posso immergere la testa. Ah, non l'avevo notato l'altra volta. Però probabilmente sono debole al fuoco così. Allora, adesso devo solo capire. Mi conviene rifare qua questa strada. Però qua avevo visto che si era abbassato qualcosa. È una di queste strutture qua. Proviamo a vedere. No. Vabbè, torniamo. Ritorniamo di qua. Quindi, prima mi ero buttato e non mi serve più farlo. Me lo mira? Sì. Direi di fare così che gli faccio più danni. Perfetto. Così almeno non rompe le balle. E devo trovare modo di buttarmi sempre là. Mi sembra strano che da lì. Boh, al massimo poi torno dopo. Allora, qua si sale. Ah, questo è il famoso ascensore.
qua mi porta direttamente al falò. Allora non manca molto per il boss, insomma. No, non è questo l'ascensore. Wow. Sì, vabbè. E questi ho visto che lasciano i pezzi di titanite. Cappuccio da schiavo. No, prima mi aveva lasciato il pezzo di titanite, però. Ah, sì, sì, ho capito. Allora, io arrivo lì dal falò. E poi giro a destra. E sono arrivato qua all'altro ascensore. Mi sembrava di star per cadere. Ok. Vediamo qua se mi posso buttare. Ma penso di no, perché era corto il tragitto. E anche questa è fatta. Quindi io sono arrivato da lì. Allora direi di procedere da questa parte. Vediamo se... qua puzza di trappola. Ecco, lì infatti c'è un mago. O vado così. Questa è la miglior cosa. Però sto morendo. Aspetta un attimo. Aspetta, aspetta. Mi dovrei immergere di nuovo la testa nella cera. Cosa c'è per curare lì la pietra, mi sembra. Però cura la vacuità, no, preferisco non farlo. Ah, qui c'è un baule che è un baule. Ok. Ma ce n'è un altro. Allora ditelo. Via. Adesso poi torno dopo. Intanto direi di aprire il baule. Ma ancora. Intanto apriamo questo. Scaglia di titanite. Mi ha lasciato qualcosa, adesso lo guardo. Abito da studioso. Ma vediamolo un po'. Mi sembra che non ce l'avevo. No, io avevo questo. Ah, è questo qua. Ah, infatti non ce l'avevo. Beh, posso anche metterlo, tanto non sforo col peso. Andiamo, facciamo il giro di qua così controllo tutto. Via. Gemma di cristallo, via. Poi qua c'è da salire. Non c'è niente? C'è una scala lì. Ma non... ah, lì c'è un altro oggetto. Non ho modo di attivarla, però. Ah, ecco dove erano i maghi. Candela da studioso. Questa però l'avevo acquistata, me lo ricordo. L'ho acquistata da Greyrat. Ah, forse era un coltellino, se non sbaglio. Sì, infatti, ce l'avevo già. Ok, allora, dovrei aver preso tutto. Adesso poi forse posso andare lì sopra. Ah, un'altra lucertola. Ho perso il botto di quante ce n'erano. Di qua, cioè di là si procede. Qua invece c'è qualcosa da raccogliere. Anello della carne, adesso lo guardo.
anello della carne. Eccolo qua. Aumenta resistenza a veleno, sanguinamento, maledizione e pietrificazione. Buono. Mi sa che me lo metto questo. Quanto pesa? No, 0,9. Eh sì, perché ovviamente se tolgo l'anello di Havel... No, direi di metterlo al posto di questo. Così almeno ho pure più difesa da maledizione. Sì, ci siamo. Qua esco fuori. Allora, vediamo un po'. Qua posso scendere. E dove mi porta? Ma qui da nessuna parte. Forse è vivo? Spero di no. Non mi girare la telecamera. Qua probabilmente ci sarà una lucertola da qualche parte. Ma potrei sbagliarmi. Qui puzza di trappola, adesso mi... Secondo me... Oh cacchio. Allora, una alla volta si può fare. Mi sembra di... Se non mi butta di sotto. Un po' più forte dell'altro. Ok, no. La mia preoccupazione era che mi faceva cadere. Questi posti qua. Anche se comunque non ho... insomma. Rischiavo comunque. Anche se non morivo per la caduta. Forse ci pensano quei mostri là a darmi il colpo finale. Allora, forse qua sono... Anzi, senza il forse... Dove c'era la balconata. Però vedo che non ci sono andato. Allora... Non è dove penso io. Quella è caduta. Dov'è? Sì, ma non sparire così. Questo è più debole. Martello ardente, questo ce l'avevo già. Allora, ho perso una lucertola. È caduta a un certo punto, però è caduta solo qua sotto. Quindi devo fare esci e rientra. Eh sì. Vabbè, faccio un attimo. Metto magari da qui. Ok, via. Perfetto. Adesso avevo pensato però una cosa, che mi conviene mettermi l'anello del sacrificio, che 124.000 anime sono un po' troppe. No, perché poi con la sfiga che ho nel tentare di recuperarle poi muoio di nuovo e lì sai quante bestemmie. È chiuso. Ci sono troppi tetti però qua. Che non so se continuare di qua, perché c'era anche un'altra strada prima. Vabbè, mi conviene. Ormai che sono qua. Ah, ma qui posso tornare indietro. Ho visto che c'erano dei nemici da queste parti. Ah, no, 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 aspetta, io sono arrivato da qua. Poi qua c'era il gargoyle, sì. Ecco, magari potrei andare di qua.
Così vedo un pezzo di titanite. Probabilmente mi collego con quella zona che avevo pensato. Oh, salve. O forse no. Una zero per me. Palla in centro. Ok. Me la sono giocata bene. Il fattore sorpresa è sempre una carta vincente. Allora, adesso devo procedere per forza da qui, perché qui non si può più tornare indietro. Sì, diciamo che a me le parti sui tetti non mi fanno impazzire. Preferisco piuttosto queste aree qua del castello. In questo caso degli archivi. Porca miseria. Guarda te sto infame e disgraziato. Non so se togliere, però mi serve l'anello della cloranzia. Ma... ah, sono sopra, ho capito. Ah, allora... qua posso sbloccare le scale, così... perfetto, perché da lì c'era l'altro ascensore. Così si arriva più in fretta. Questo fa i gargarismi. Brace, quella che ho sprecato prima. Qua vediamo cosa c'è. Scheggia d'osso di non morto. Buono. Quindi arriva più 9. Poi là mi sono perso qualcosa. Poi la cera, forse la cosa della cera, sì. Ok, allora controllo solo l'anello, ce l'ho, sì, quindi posso andare tranquillo. Qua era chiuso. Sì. Qui tanto posso uscire fuori. Sembra una zona chiusa questa, però non ne sono sicuro. Ah sì? Ma dai, ma non c'è niente? Bah, che strano. Davvero strano. Ma qui non ha senso che ci sia un muro illusorio, tanto è la parte da dove sono venuto. Ah, pensavo che almeno ci fosse un oggetto. O non l'ho visto io. Che magari con i riflessi non si nota, però direi di no. Pazienza, meglio. Allora, adesso c'era il portone di là. La scala qui è attivata? Sì. Quindi il portone è lì là. E mi sa che la parte dei tetti è obbligatoria. Ci dovrò pure tornare, perché da qui mi sa che non mi ricollega là. Qua probabilmente andrò a sbloccare l'ascensore. Allora, laggiù ho visto della gente. Io passo però qua dietro. Sì, sì, è gente, lo confermo. Cavaliere. Qui che cos'è? Non posso farci niente. Allora, un attimo, perché... no, quanti sono?
ammazza. Qualcuno in più? Allora, se viene uno alla volta si può fare. Sì, sì, si può fare. Un altro fa vita, per forza. Però non so come ha fatto a prendermi. Avevo lo scudo alzato. Non è partito R1. Ma beve pure lui, ma non è giusto. No, e lo sapevo che mi dovevano fare incazzare. E corri? Ma perché è arrivato l'altro? Perché? Ma dai, ma chi cacchio ti ha invitato a te? Cagare, va. Vieni qua. E beve pure lui. Ecco. Mo' l'ultimo colpo non riuscirò a darglielo. Infatti, sta per succedere. Sto per morire. Vaffanculo. Quando ci si mettono mi fanno incazzare a bestia. Scudo dell'ala dorata. Dato l'ho preso perché... Sì, lo sapevo che finiva così, perché meno male che ho l'anello. Ancora, sono morto, non l'hai capito? Torniamo subito al santuario, facciamo uno o due livelli. Do il tomo al mago. Anzi, facciamo un livello almeno. Perché poi dovrò comprare le magie di sicuro. Ah, tanto uno posso fare. Tanto finché non va a 4 non sono contento. Poi, vediamo questa. Se mi vende qualcosa di utile. Sì, l'armatura di Faram. E la compro. Era quello che avevo ucciso. Allora forse anche gli altri poi mi danno le loro armature. Poi mi aveva dato anche lo scudo. Adesso lo guardo. Allora, vediamo un attimo. Lo scudo dell'ala dorata. Questo qua. Ah, difende 100. E poi l'armatura però sarà pesante, sarà più in alto secondo me. Ah, è questa. Eh sì, questa è pesante. Questa è quella del 2. Prendiamo almeno l'elmo. Eh sì. Avevo questa. Allora andiamo a dare il tomo al mago. Dovrebbe essere di qua. Back again, I see. Perfect. Dai pergamena. Unfathomable. This is a crystal sorcery created by the pale dragon, thought only to exist in legend. I am ever grateful to you. This is truly sublime. I am afraid this is a debt I cannot repay. Only I will be sure to unravel it for you. Just a moment. Ah, mi le ha già imparate. Costano pure care. Allora, anime cristallizzate a ricerca. Lancia dell'anima cristallizzata.
E poi arma magica cristallizzata. Sono le magie che vendeva Logan negli archivi del Duca. Direi di comprarle. Buono. In Vinheim, a sorcerer only in name. What a fool I am. Vabbè, questo mi sembra che me l'aveva detto. All thanks. I promised to stay. It's been nice. Allora, vediamo se ho fatto tutto. Sì. Questo me lo posso tenere. Allora devo solo potenziare la fiaschetta più 9. Ah, l'anello mi rimetto quello là della rigenerazione perché è comodo. Ok, più 9. Allora, direi di concludere il video però sconfiggendo quegli infami disgraziati da qui. Allora, vediamo se mi ricordo. L'ascensore non l'ho ancora sbloccato, questo? No. No, perché avevo sbloccato praticamente la strada comoda. Dunque, era di qua. Ah già, devo tornare in vita. Poi c'era l'ascensore. Adesso spero... No, ma non dovrebbe più esserci un guerriero. Infatti. Devo ucciderli in fretta. Direi di restare qua, perché tanto mi inseguono. Che là ce n'è uno e lì c'è quel mago bastardo. Anzi, una maga. Una maga stronza. Io volevo uccidere questo. Vediamo se me lo fanno fare. Facciamo così. E beve. Aspetta, che qua è tutta una rotolata. Vieni qua, stronzo. Ma che cacchio, ma li hanno fatti come i giocatori reali che mi fanno incazzare. Preferivo i guerrieri stupidi. Tipo il guerriero di cristallo degli archivi del Duca. Perché non me li mettono più? Dai. Intanto il mago resta lì, mi sembra. Oppure l'arciere, questo. Mi fanno incazzare. Madonna, quante ne lancia? Una in più? Vediamo se faccio così. Fanculo. E beve. Le è finite, eh? Stronzo. Vaffanculo. Pezzo di merda. Non la voglio neanche vedere, sta cacchio di arma. La guardo solo un attimo velocemente. Magari a qualcuno interessa. Intanto il mago resta lì. Dove cacchio è? Questa. Intanto, non la posso neanche usare, meglio. Cagare, ste armi qua mi fanno innervosire tutte le combo che fanno. Vieni qua. Sei debole ai colpi fisici, eh. Ma no, ma dai. Ma di nuovo. Ma cosa mi fai il Perry se tanto sei lenta? Ma va a cagare, va. Bastone di cristallo del saggio. Vediamolo subito. Deve essere...
Questo qua. Ah, questa è quella che mi aveva invaso all'inizio qua di questa zona. No, no, nelle tombe dimenticate mi aveva invaso. Non qua. Ok, ce l'ho fatta. Adesso poi forse mi posso comprare le loro armature. Quindi direi che si va. Voglio solo. Sono curioso solo di vedere se lì mi sblocca la scorciatoia. Voglio dare uno sguardo veloce. Ma se c'è una cosa che mi fa innervosire è quando attiro un nemico e poi arrivano pure gli altri. Io ne volevo solo uno. Per carità, magari è realistico perché gli altri vedono. No, comunque qua si continua. Vedono che il loro amico è in difficoltà. Ah, qua c'è un ascensore. Ok, allora. Mi sa che là c'è il boss. Però mi manca ancora la parte dei tetti. Mi sa che ce la vediamo nel prossimo video. Sto guardando se non mi posso buttare. Ok, oh. Me ne è valsa la pena. Allora andrei subito all'altare e voglio vedere se. Se mi vende qualcosa di nuovo adesso che li ho uccisi tutti. Ah sì, mi vende l'armatura della mano nera e il cappello della mano nera e le comprerei subito. Poi basta. Allora lì la maga aveva una veste che avevo già. Ok. Ma vediamo se non ho oggetti chiave da dare. No, mi sembra di no. Ma vediamola e poi direi di concludere qua. E questo qua. Ah, è leggero, meno male. Mi sembrò Clint Eastwood. Ok, allora io direi che mi fermo qui e poi continueremo l'esplorazione dell'archivio centrale nel prossimo video. Allora vi ringrazio a tutti per aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciate pure un commento e ci vediamo poi nel prossimo. Ciao a tutti!